Federica Frattoni è stata rieletta presidente della provincia di Pistoia nelle elezioni di secondo livello che si sono tenute ieri. La sua elezione era scontata, era l'unica candidata alla presidenza di entrambe le liste che si sono presentate, nonostante risulti indagata per tentato abuso d'ufficio nell'ambito di una costola del caso Untouchable sugli appalti truccati in provincia di Pistoia. Il listone PD-PDL si è aggiudicato 62.448 punti in base al calcolo matematico che assegna ad ogni grande elettore un peso specifico proporzionale al numero degli abitanti del comune di appartenenza, ottenendo 8 consiglieri. La lista Pistoia Civica e Democratica invece ha ottenuto 20.168 punti e si è aggiudicata 2 consiglieri. Entrano dunque in consiglio Giuseppe Bellandi, Pierluigi Galligani e Rinaldo Vanni, sindaci di Montecatini, Ponte Buggianese e Monsummano, tutti del PD. Poi il vice sindaco di Quarrata, Gabriele Romiti, anche lui del PD, la consigliera pistoiese di Rifondazione Rosalia Billero, i consiglieri PD di Pistoia Alessandro Giovannelli e di San Marcello Sabrina Innocenti, la capogruppo PDL di Pistoia Anna Maria Celesti. Per la lista civica passano Gianluca Baldi, consigliere provinciale uscente del PDL, e il consigliere comunale di San Marcello Davide Luca Ferrari, eletto con una lista civica di centro-sinistra. Non hanno votato i 13 consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, che hanno definito queste elezioni una pagliacciata. La presidente Frattoni ha annunciato che la prima riunione si terrà entro 20 giorni e che il primo atto sarà la stesura dello statuto e l'affidamento delle deleghe fra i consiglieri eletti, mentre successivamente comincerà la fase di contrattazione con la regione per l'affidamento delle competenze.